Amici di Monolite Notizie, siamo a Colonna insieme al primo cittadino Fausto Giuliani per raccontarvi i tanti appuntamenti del Natale speciale qui a Colonna nel Parco Dofanelli che è diventato il villaggio di Babbo Natale. Eh sì, questo parco ormai si presta a tantissimi eventi sia estivi, ne abbiamo fatti tanti se tu ricordi il sì. corto cinematografico, teatro, festa della birra e adesso d'inverno il secondo anno il nostro amico Diego... Si diverte ad allestire questo, questo villaggio natalizio, che poi ogni anno amplia sempre più. Quindi, è una passeggiata proprio bellissima, tra tutte queste luci e eh, tra tutti questi addobbi, con la casetta di Babbo Natale, con tante cose. E quindi, è un modo per, eh, per trascorrere in una serata piacevole, vedendo le luci, oppure anche di giorno perché ci sono tante bellezze da vedere. Allora facciamo una passeggiata, sindaco, nel frattempo Volentieri. raccontiamo quali sono i prossimi appuntamenti. Intanto per tutti i bambini che ci seguono e anche i ragazzi, appuntamento con Babbo Natale in persona qui al Parco Tofanelli di Colonna, vero? Sì, ci sarà domenica mattina proprio qui al Parco Tofanelli, anche il villaggio, un altro villaggio di Babbo Natale all'interno del villaggio, quindi ci sarà un doppio divertimento mentre il, la serata prima avremo il concerto gospel al teatro Chiesa Vecchia. Il sabato 16 sì, giusto? Sì, la serata prima sabato 16, domenica 17 nella sera alla, alla, alla chiesa di San Nicola di Bari ci sarà il concerto della Little Big Band e del coro consigli aula consigliare, che sono due realtà nostre, locali, molto brave. E poi si va avanti con... Eh, la biblioteca che organizza le cosiddette bibliocine. Quindi due date dedicate sì. ai ragazzi. Due date dedicate ai ragazzi con film, mi sembra il 23 e il 27 presso la biblioteca, la sala morante, e quindi film di animazione. Dopodiché, sindaco, che altro appuntamento segue? Allora, sempre per i bambini, il 28 dicembre presso la Pausa Restaurant è tutto un laboratorio per bambini di cucina, laboratorio di cucina. La sera invece è un evento molto più importante devo dire, perché intitoleremo l'aula consigliare al senatore Brunastore che era un nostro concittadino. Quindi l'appuntamento alle 16.30, vedremo di poter mettere anche un maxi schermo in piazza, ci stiamo organizzando un po' perché comunque ci sarà La un afflusso, è eh molto importante l'afflusso e quindi l'aula consigliare è quella che è. Insomma, è, Ricordiamo non è, non è. che il senatore Brunastor è stato tanto vicino proprio alla città di Colonna? Beh più che tanto vicino era di Colonna e quindi, quindi sì. a, a, i primi passi li ha mossi proprio in Consiglio Comunale su quei banchi e quindi in quell'aula che noi intitoleremo a lui. Ok, dopodiché ci sono altri appuntamenti sempre più a colonna? Sì, beh ci sono gli appuntamenti in chiusura delle festività natalizie, quindi il 6 gennaio ci sarà proprio la Befana che scenderà in elicottero, ormai da anni... In elicottero tra... sì. È una tradizione, sì sì, una tradizione, tutti gli anni la Befana arriva in elicottero nel pomeriggio giù al campo sportivo, tutti i bambini l'attendono perché poi distribuisce doni a tutti. E poi il 7, è un altro importante evento culturale, è un concerto in onore di San Francesco. E con la partecipazione anche di Aldo Onorati, che è un grande Dantista, ed è un cittadino onorario di Colonna. E quindi avremo l'onore di ospitarlo e ci parlerà di Dante sicuramente, di San Francesco e di tante figure della storia. Sindaco, poi gli appuntamenti culturali proseguono anche a gennaio qui a Colonna, con altre due date, giusto? Sì, perché la settimana dopo... Avremo il weekend della cultura che molto probabilmente estenderemo ad una settimana della cultura ah, quindi... ma ancora rimaniamo al weekend, non scopriamo le carte, perché il, il 13 e 14 gennaio ci sarà, la, il 13 sarà la, la premiazio, le premiazioni del 19 premio letterario La Tridacna, un concorso nazionale ormai insomma quasi vent'anni, quindi è già abbastanza Molto avviato sì, sì, sì. e il giorno dopo la rassegna dialettale tra Muzzico e Natru è tutta una rassegna di poeti <ride> dialettali tra i quali ci sono anch'io e quindi eh, quella è ancora più divertente perché ci saranno i dialetti di tutti i castelli romani, i frenestini e insomma ci sarà da divertirsi, ecco. Allora per il momento appuntamento a Colonna per i bambini qui nel parco Dofanelli e poi seguiteci su Monolite Notizie ci saranno anche tutti gli altri appuntamenti in dettaglio. Grazie a voi e vi aspettiamo. Amici di Monolite Notizie, questo delizioso allestimento fatto tutto in legno ed artigianalmente è stato realizzato da Diego Silvestri che adesso ci racconta come gli è venuto in mente di impreziosire così già questo parco che è bellissimo. È stata un'idea nata così pur parlare con mio padre. E visto che noi amiamo il Natale e allora siamo visti del legno, abbiamo deciso di, di proporre al Sindaco quest'idea e diciamo che da due anni riusciamo a, a, a fare abbastanza cose insieme alle scuole e altre persone che ci danno una mano per cercare di, di rendere ancora più bello il parco. Sindaco quest'idea di realizzare delle opere dedicate proprio al Natale all'interno del parco come è stata accolta dall'amministrazione? ma questa è un'idea bellissima e noi abbiamo avuto la fortuna di avere Diego cioè eh, avere degli artigiani eh, sul posto è eh, una cosa fantastica quindi quando Diego mi ha proposto questa cosa gli ho detto il parco è a disposizione, solo che guarda che è grande il parco, <ride> ma infatti lui l'anno scorso l'ha allestito una buona parte quest'anno eh, l'ha allestito ancora di più e io già gli ho detto guarda il prossimo anno devi fare quello e lei dice oddio, e eh, sì perché, perché questo è un parco che che è reso così in stile natalizio è veramente, veramente ah, splendido. È. Noi, lo, te l'ho detto, lo utilizziamo tutto l'anno e questo è anche un momento veramente in cui la gente ci si può ritrovare, può passeggiare tra queste lucette, può girare tra le bancarelle, insomma, eh, è un'occasione da non perdere. Sicuramente anche perché c'è un panorama mozzafiato. Quindi anche questo è importante. A che cosa ti sei ispirato per realizzare questo villaggio di Babbo Natale, visto che tra un po' arriverà proprio qui a Colonna, no? Il 17? Il 17, poi sicuro faremo venire anche il 24 e il 25. Mm. Per il 25 abbiamo, se riusciamo, abbiamo un evento in programma da far donare proprio da Babbo Natale ad alcuni bambini o chi ha voglia di portare i propri figli. E proprio i regali fatti da, da Babbo Natale stesso. L'idea che mi è venuta è perché, ripeto, siamo artigiani e quindi di conseguenza eh, ho, ho trovato su internet dire la verità, degli spunti da, da poter poi mettere in pratica e piano piano, anno dopo anno, siamo, cerchiamo di, di migliorarci. L'anno scorso, eh, come ha detto il sindaco, abbiamo portato più o meno una settantina di pezzi, quest'anno abbiamo quasi raddoppiato, l'anno prossimo cercheremo di raddoppiare ancora e vediamo di, di migliorare ancora di più il parco. Eh, siamo soddisfatti, ma sappiamo che ci manca ancora qualcosina per renderlo ancora più bello. E adesso vediamo se prima di Natale riusciamo a fare qualcos'altro. Allora vediamo pure che cosa dirà Babbo Natale. Grazie a tutti e ci vediamo su Monolite Notizie.